Gianfranco Salvini, dopo aver promosso una serie di progetti estremamente importanti in campo riabilitativo, ha deciso 2 anni fa di dedicarsi proprio ad incentivare la ricerca per i giovani, cercando anche di investire le risorse che la Fondazione ha a disposizione per favorire proprio la ricerca, e per favorire quelle che sono le buone idee che nell'ambito della neuroriabilitazione possono nascere dagli studi, dalle tesi fatte dai ragazzi. Il centro ricerche della Clinica di Riabilitazione Toscana appunto ha da sempre una collaborazione con la Fondazione Gianfranco Salvini. Abbiamo ricevuto finanziamenti nell'ambito della nostra attività di ricerca di tipo traslazionale, quindi un'attività di ricerca che cerca di produrre dei miglioramenti nella qualità dell'assistenza al paziente, proprio attraverso la sperimentazione, attraverso il confronto e anche attraverso la diffusione di nuove strategie di cura. Abbiamo visto negli ultimi anni il passaggio da tesi sostanzialmente di tipo compilativo e aneddotico a tesi con impostazione scientifica, che inevitabilmente sono a traino dell'innovazione nell'ambito delle neuroscienze. Sì, è un connubio direi che vorremmo festeggiare tutti i giorni, significa che abbiamo centrato l'obiettivo, quello di creare una cultura dopo di noi, no? Dopo le persone che in questo momento si stanno impegnando in questo ambito davvero importante della neuroriabilitazione, significa investire sui giovani, significa fargli comprendere che le istituzioni sono vicine a loro. Io ho accolto con favore la richiesta dell'ingegner Boncompagni di essere presente qua con la Fondazione, perché farlo all'interno delle istituzioni significa che le istituzioni accompagnano i giovani in un percorso che non solo è quello di ricerca, ma di investimento su se stessi e sul nostro futuro. Noi sappiamo che i luoghi dove la cura funziona meglio e dove la ricerca si sviluppa e dove si riesce a trasferire sulla parte clinica l'attività e i risultati della ricerca. Allora, la Fondazione in questo caso fa questo, premia quei ragazzi che hanno fatto ricerca, quelle persone che hanno fatto ricerca e che sono riusciti a trasferire parte di questa ricerca sull'attività, in questo caso di riabilitazione. Quindi una finalità assolutamente in linea con quelle che sono della regione tutta e in genere del mantenimento e anzi dell'elevazione del sistema di qualità del sistema sanitario toscano. Tra l'altro viene proprio a una settimana dall'approvazione della nuova riforma sugli IRCS che ci permetterà di avere e rafforzare in grandi istituzioni toscane come Meyer e speriamo anche la Fondazione Monasterio l'attività di ricerca in maniera più istituzionale e strutturata. Io sono un logopedista, lavoro con la disfagia infantile, quindi con la difficoltà di deglutizione nell'età evolutiva, quindi nei bambini, preferibilmente. Ho fatto la tesi sulla SMA, che è una malattia genetica rara, e è l'atrofia muscolare spinale di cui si sa molto poco. Ho elaborato un protocollo di valutazione della deglutizione in modo da aiutare sia i bambini sia le famiglie in generale per una presa in carico e una migliore qualità di vita. Sono una terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva e ho svolto un lavoro di tesi dal titolo Attività assistita con animali nella sindrome di Rett, ipotesi di trattamento di supporto finalizzato al potenziamento delle abilità cognitive. Dunque, l'oggetto della tesi è la sindrome di Rett, che è un raro disordine del neurosviluppo che ha un'incidenza di 1 su 10.000 nate vive. E questo studio è stato svolto in collaborazione con l'ACS Lazio, in quanto sono stati appunto utilizzati i cani da salvataggio di questa associazione. E l'obiettivo dello studio è stato quello di dimostrare come l'attività assistita con i cani da salvataggio svolta in acqua potesse essere un valido strumento di supporto a quelle che sono le terapie tradizionali.
Fisioterapista, lavoro presso il reparto di neuroriabilitazione dell'ospedale della Gruccia, più precisamente con le gravi cerebrolesioni acquisite. La mia tesi della laurea triennale ha riguardato l'utilizzo di realtà aumentata nei pazienti con stroke presso l'unità di stroke unit delle Scotte di Siena. E con questa tesi ho utilizzato un visore Microsoft HoloLens che permetteva di aggiungere degli ologrammi alla realtà circostante. E con questo studio sono riuscita a dimostrare come una migliore partecipazione attiva del paziente all'interno del proprio percorso di recupero favorisse non solo un miglior recupero motorio, ma anche una riduzione dei tempi di ricovero. Sono un fisioterapista, lavoro presso l'ASL TO5 in una riabilitazione di secondo livello. Mi occupo prevalentemente del trattamento di pazienti con patologie neurologiche e la mia tesi aveva come obiettivo quella di individuare, di verificare la fattibilità e la sicurezza dell'utilizzo di stimolazioni uditive ritmiche nel trattamento di persone con malattia di Parkinson in un contesto però di teleriabilitazione, dato la recente pandemia da Covid-19 e dato il fatto che la letteratura ultimamente sta spingendo molto sull'utilizzo di tecniche di trattamento hands off rispetto a quelle invece che richiedono il tocco terapeutico. Medico fisiatra, lavoro a Foggia, attualmente ho una borsa di dottorato con l'Università di Foggia, la struttura complessa appunto di medicina fisica riabilitativa. La tesi che mi ha portato poi alla vittoria di questo premio riguarda l'utilizzo di una tecnologia a base di sensori inerziali applicata alla valutazione del paziente con ictus. Quello che ho fatto è stato appunto aggiungere questa tecnologia alla valutazione di questi pazienti e ci ha permesso di avere dei dati in più per valutare una di quelle attività più frequenti della vita quotidiana, che è appunto il turning, la capacità di girare del paziente, e questi sensori appunto ci hanno dato dei dati in più per valutare fattori di rischio, di caduta e altro, e ci hanno permesso appunto di avere un follow up del paziente migliore. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, ossia i suoi cittadini. Credo però sia importante ancora di più in questo momento mandare un messaggio forte insieme a Fratres, dire che donare sangue vuol dire donare vita e chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana che può farlo di fare la propria parte. È importante ancora di più in questo tempo e credo che le istituzioni debbano avere anche il compito di sensibilizzare in questa direzione. Questa è l'idea che abbiamo voluto mettere in campo per il 2023. E reduci da altre esperienze degli anni scorsi con altri tipi di promozione di questo tipo, abbiamo voluto tentare sulle farmacie, cioè in questi luoghi che comunque sono frequentati da numerosissime persone, molte delle quali magari anche sensibili a questo argomento che è la carenza appunto del sangue, come abbiamo registrato soprattutto nell'anno 2022. E quindi nell'intento di cercare di prevenire quello che l'anno scorso è stato un brutto momento per la grossa carenza delle donazioni, ecco che abbiamo messo in campo da qualche giorno a questa parte questa nuova campagna. In senso generale la Toscana ha perso circa il 4,5% delle donazioni globalmente la Toscana. Noi come Fratres siamo riusciti a mantenere la perdita all'1,87%, comunque in termini numerici per noi sono circa 1.200 donazioni sulle 63.000 che di norma facciamo, quindi è comunque pesante, soprattutto la carenza dell'anno scorso, che era stata una carenza di donazioni su tutto il territorio nazionale, ha messo in crisi il sistema trasfusionale e quindi comunque il sistema sanitario, perché non era neanche facilmente reperibile il sangue dalle altre regioni che normalmente invece in certe situazioni danno supporto alla Toscana.
quindi proprio per cercare di non rivivere i momenti critici dell'anno scorso abbiamo cercato di partire con delle campagne per poter sensibilizzare le persone a diventare donatori, perché quello che manca sono nuovi donatori, perché ovviamente le persone anziane c'è necessità di turnover, e i giovani sono sempre meno giovani, questo nella popolazione, e bisogna in qualche maniera cercare di trovare fra loro e comunque tra tutti coloro che possono farlo nuovi donatori. Noi sappiamo che la Toscana ha una grande realtà di associazioni che riescono a tirare, a convincere tante persone a andare a donare, però non siamo ancora sull'autosufficienza di sangue, che sarebbe un obiettivo veramente importante da poter raggiungere. Sappiamo che è importante donare sangue, è importante donare plasma. E allora, ecco, questa iniziativa di Fratres oggi è un'iniziativa fondamentale, perché appunto la Fratres, come le altre associazioni, hanno un ruolo di andare a cercare i donatori, a parlare con ognuno di noi, con i ragazzi più giovani, anche in vista delle future donazioni, con le famiglie, con le scuole, per far capire anche con piccoli gesti, anche quando si compra il pane, anche quando appunto si va in farmacia ora a comprare un farmaco, ricordarsi poi che con un piccolo gesto si può aiutare le persone quando stanno male, il sistema sanitario a funzionare, la produzione di farmaci importanti per la salute di tutti noi. Quindi veramente è una scelta che ognuno di noi ha e che le associazioni ci ricordano di poter fare e che serve a tutto il sistema sanitario. In questi due giorni abbiamo trattato tante questioni che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini della nostra regione, della Toscana. Abbiamo discusso relativamente agli affitti brevi in modo da poter offrire regole più chiare e maggiore trasparenza. E poi abbiamo definito una iniziativa tesa a ridurre l'uso di pesticidi in agricoltura in modo da sostenere le api che sono fondamentali nel nostro ecosistema. E infine la necessità di lavorare perché venga rimosso dovunque in tutta Europa l'amianto, e noi su questo come Toscana avevamo già iniziato a lavorare con un'apposita legge regionale. Infine l'impegno che mi prendo, e questo per una regione come la nostra è fondamentale, è che nella prossima sessione plenaria si discuta e si dica che siamo contrari all'etichetta sanitaria sui vini proposti dall'Irlanda. Siamo contrari perché questo è un modo sostanzialmente per toccare il nostro tessuto produttivo, la qualità delle nostre produzioni, e credo che ognuno di noi debba fare una battaglia perché resti anche in questo caso dalla parte giusta della storia, quella a sostegno di chi produce e di chi investe sui nostri territori. Questa mattina un incontro molto, molto proficuo con l'ufficio di presidenza, con la volontà comune di iniziare dei percorsi a difesa dei diritti delle donne di tutta la regione toscana, perché il nostro obiettivo da sempre è quello di costruire una cultura di parità e allo stesso tempo cercare di abbattere discriminazioni, stereotipi di genere che sono alla base della violenza. Secondo noi questo rapporto stretto di collaborazione con Lucia Annibali, la nuova difensora civica, darà veramente l'opportunità a tutte le donne toscane di essere più forti e di essere maggiormente difese. È stato un incontro questa mattina molto positivo, molto proficuo, ci siamo appunto confrontate sui vari temi, vari aspetti che coinvolgono le donne, pari opportunità ma anche naturalmente violenza. Abbiamo già in programma alcune attività da svolgere insieme, quindi unire le forze della difesa civica regionale con la commissione pari opportunità e magari anche lanciare dei progetti pilota di cui poi questa regione può così essere orgogliosa. Questo è il nostro augurio, e naturalmente l'obiettivo è quello di esserci sempre, di esserci con forza.